Do il benvenuto a Monica Mai negli studi di Radio Sound. Buongiorno Monica. Ciao Cri, buongiorno a tutti. La nostra rubrica Mai dire dieta con Monica Mai, che anche oggi è in studio con noi per darci informazioni importantissime sulla nostra alimentazione. Oggi in particolar modo parliamo di un problema molto diffuso. Questa settimana è la settimana prossima sarà la settimana della celiachia, quindi bisogna dire, cara Monica, che negli ultimi anni le affezioni da celiachia sono aumentate tantissimo. Sì, io credo che sia anche aumentato, però, prima di tutto gli screening e anche i metodi con cui si diagnostica questa patologia. Poi ci sono tutta una serie di diciamo finti miti dell'alimentazione che ci dicono: no, ma guarda, io sono intollerante al glutine, non posso mangiare il frumento, ma in realtà senza una vera e propria diagnosi specifica. Questa, l'intolleranza permanente al glutine o celiachia, comporta che cosa? L'esclusione del glutine all'interno della dieta. Il glutine che cos'è? In realtà è una parte del glutine che fa male al celiaco, che si chiama prolamina, che è una delle frazioni proteiche che costituiscono il glutine, ed è lei la responsabile dell'effetto tossico sul celiaco. La prolamina, tra l'altro, che viene chiamata gliadina nel frumento, ha delle proteine simili in altri tipi di cereali che fanno male al celiaco, quindi pensiamo all'orzo, alla segale, allo spelt, al camut, al trecale e all'avena, anche se l'avena è dubbia, diciamo, nel senso che non ci sono ancora delle evidenze scientifiche precise che ci dicono che sia tossica per il celiaco. Ecco, cosa provoca il consumo di questo glutine? Guarda, la sintomatologia è estremamente diversa. Nel bambino può esserci irritabilità, un arresto della crescita, oltre alla tipologia di dolori che possono essere che colpiscono l'apparato digerente, quindi pensa alla diarrea, quindi a un alvo che non è regolare, al mal di pancia, al gonfiore. Danni veramente fastidiosi, ci sono persone che veramente vengono praticamente bloccate spesso anche nelle loro attività lavorative proprio per questa patologia. L'unica ovviamente cura è la dieta ad esclusione del glutine, più difficile qualche anno fa, perché pensa che noi dobbiamo escludere una buona fetta di alimenti che introduciamo giornalmente, quindi il pane, la pasta e tutti i prodotti da forno. In realtà ci sono dei sostituti, quindi io posso utilizzare per esempio il riso, posso utilizzare la quinoa, posso utilizzare il mais, però comunque io penso sempre agli adolescenti, tu pensa al fatto di essere fuori e dover rientrare a scuola, devi trovare un locale che sia sensibilizzato a questa problematica. Io so che AIC sta facendo tanto per Piacenza, perché collaboro anche con loro, e so che stanno aumentando quelli che sono i, non tanto i ristoranti, ma proprio le piccole ristorazioni per la pausa del mezzogiorno, puntando proprio su questo target, quindi sull'adolescente. Sull'adolescente. Allora, i cereali vietati sono tanti, vedo. Sì, guarda, c'è il bulgur, il couscous, il farro. Io ti dico anche quelli un pochino più particolari, il monococco, il seitan, lo spelta, il tabulè, perché spesso senti: no, ma io sono intollerante al glutine, però il camut lo posso prendere. In realtà non è così. Se io sono celiaco, devo fare attenzione ai nomi che ti ho detto. Quindi invece i cibi che si possono ingerire per i celiaci sono ad esempio il riso, la soia e altri legumi. E ai legumi, beh, infatti molte delle paste presenti in commercio adesso sono a base di legumi. Poi il celiaco può introdurre tutti, tra virgolette, i secondi piatti: la carne, il pesce, le uova, verdure e frutta. L'importante è che non siano per esempio in pastella, o comunque che la farinatura sia fatta con farine gluten free, quindi senza glutine. Perfetto, quindi la settimana prossima sarà la settimana della celiachia, ascolteremo tanti interventi in merito e quindi anche coloro che magari hanno un dubbio potranno fugare questo dubbio, naturalmente andando a farsi fare un controllo. Certo. In primis. Grazie Monica, grazie per il tuo contributo, noi ci ritroviamo giovedì prossimo. Grazie a te, buona giornata. Vuoi dare le tue coordinate agli ascoltatori? Il mio sito è www.monicamai.it. Grazie Monica, ciao. A te. Radio Sound.